Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in questa nuova serie. Siamo finalmente giunti su Yo-Kai Watch 3, totalmente localizzato in italiano. Non vedevo davvero l'ora che arrivasse il 7 dicembre, da quando hanno annunciato a settembre la serie, la terza serie che sarebbe arrivata finalmente sui dispositivi europei. Quindi non aspettiamo oltre e andiamo con la primissima parte di questo let's play. Ma prima c'è una cosa importante da fare: la sigla. Direi che la sigla che ho ideato non è nulla di che. Le volevo farla, ma tanto per, comunque sia, per dare una specie di personalità al mio let's play. E come li chiamiamo i nostri personaggi? Beh, ovviamente io mi chiamerò Andrea. Sì, l'ho già scelto sulla versione giapponese, ma mi piace dare il mio nome ai personaggi dei videogiochi. Non c'è un qualche motivo apparente, c'è solo che mi piace, tutto qui. Ah, ok, vediamo. Lei la chiamo invece Luna, lascio il nome base comunque sia. Sarebbe Hayley. Hayley con la H, però. Anche Luna non è male come nome. Mi piace come nome Luna, quindi tutto qui. Accettiamo. Bene così allora. Questo è il tuo nome pubblico, giustamente. Non potrà essere cambiato in seguito. Beh, va bene lo stesso, no? Se l'ho scelto. Sì, ma qua ci dicono che è una storia di... non è vera, tutti quanti i nomi sono inventati. E usa l'orologio interno della console, quindi se cambiamo l'ora o cambiamo la data, so cavoli nostri. Iniziamo con la prima scena, sì. Quell'esplosione. Che si tratti di un atterraggio d'emergenza? Sono davvero curioso. Potresti accelerare. Di questo passo arriveremo tra una settimana. In quel caso avremo tutto il tempo per prepararci. Magnifico. Se la mia analisi è corretta, ci saranno ripercussioni a lungo termine. Non solo per questa cittadina, ma per l'intero mondo. Speculazioni azzardate a parte, trovo tutto molto strano. E se fosse soltanto un festival di fuochi d'artificio? Sei priva di immaginazione, come al solito, Sally. Bisogna esaminare ogni ipotesi, lo sai bene. È il tuo cervello che andrebbe esaminato, Blatter. Ascolta, Sally. Sai, il nostro lavoro ci espone a ogni sorta di pericolo, però... alla fin fine... noi faremmo qualunque cosa pur di risolvere gli Wi-Files. E a quali conclusioni portano le tue analisi? Direi che questo non è un caso level 1 o level 2, nulla del genere. Sarà un level 4, come minimo. O addirittura un level 5. Oh, sì. Che bello. Giustamente, Sukiyaki ci vuole. E ok, l'adattamento dei nomi. Per carità, io sono un grandissimo fan degli adattamenti. Mi piacciono davvero tanto quando i prodotti vengono doppiati, i prodotti esteri vengono doppiati in italiano. E però, da Mulder e Scully, che poi anche in giapponese erano Kakri e Marda, a passare da quei due nomi a Sally, va bene, ma Blatter è un po' dura da digerire, ma ce lo facciamo andare bene, dai. Ce n'è a volontà. Ok, grazie. Che bell'aspetto. Eh sì, è vero. Sembra buono il sukiyaki. Gnam gnam gnam, buono. Le verdure sono ricche di sapore. Che meraviglia. Via, non hanno fame.
Vediamo se riesco a fare un perfect qui invece di fare un 39 come nell'altro. Va a tempo con la musica, è molto particolare. Ho fatto 19 prima, non so se ho... Non mi sembra di aver sbagliato però. Forse qui ce ne sono 21. Assaggiate questa carne squisita. Sì, che bontà! Spero che vi piaccia. Assaggiate questa carne squisita. Ma voi quando mangiate fate tutto quanto questo rumore? No, perché io mangio e sto zitto, non è che faccio quanto è buono di continuo. Calmatevi. Bambola di fuga e bonus chicchi d'oro Vigorium. Va bene, Vigorium ci serve, cavolo. Specialmente qui in America che le strade sono infinite. Ehi, non farò alcun tipo di spoiler, però agirò come un mastermind, ovvero quello che sa tutto del gioco, ma che non dice nulla di quello che succederà più avanti, ma tratterà solo il caso, solo quello che ci sarà da svolgere in quel momento, rivelando alcune informazioni importanti che però il gioco ti dà. Ok, quindi non spoilerò nulla, sia ben chiaro. Ok, qui i personaggi lo stesso parlano come in Blasters. Sì, praticamente hanno dei dialoghi, delle frasi, delle parole che dicono, non c'è il dialogo ma delle parole così ogni tanto. Com'era? Ti è piaciuto? Puoi scommetterci, che bontà, sono pieno da scoppiare. Allora sono soldi ben spesi. Beh sì. Tesoro, dovremmo dirglielo. Oh sì, hai ragione. Dirmi cosa, che succede? Beh Andrea, il fatto è che ho un nuovo lavoro. Immaginatevi la scena. Siete al ristorante con i vostri genitori e vostro padre a un certo punto vi fa: ehi figlio o figlia, ho un nuovo lavoro. E voi gli fate: come butta? No, non è così. Tuo padre ha un nuovo lavoro. Tu dici: ah, cos'è? Cosa non è? No, come butta? Che significa come butta? Probabilmente, io non ricordo il dialogo in giapponese, ma penso che abbia detto date baio. Date baio è un modo di dire che sta ad indicare tipo cos'è, cosa non è, come va, come non va. Però come butta è proprio la traduzione letterale di date baio, che poi viene molto usato da Naruto. Però è un modo di dire giapponese comunque sia. Non so se è detto date baio, non ricordo assolutamente. Comunque sia, non è come butta. Non si dice così proprio. Ho un nuovo lavoro, come butta. Non ha senso. Un nuovo lavoro? E dove? Nei lontani Stati Uniti! Stati Uniti? Ma è dall'altra parte del mondo! Speriamo negli Stati Uniti! È una preziosa opportunità, Andrea! Andiamo! Una nuova avventura ci aspetta negli USA! Ma che miavolo! Non può essere! Che cosa? Oh, una piccola cosa. E ho detto che avrei fatto le cose un pochino meglio questa volta per il Let's Play. Infatti, quella che vedete ora è Nathan con Jibania e altri yokai in America, ad Arachidia. Mentre per Luna ho un altro tipo di grafica. È molto simile, però c'è lei. Dopo ve la faccio vedere. Perché verso la fine dell'episodio, o meglio, verso la metà, ci sarà lei, quindi la vediamo comunque sia, non vi preoccupate. E non parlerò durante le cutscene, questo è stato un caso questo, eh. I due Yokai Watch. Ok. Arachidia, Le Sud. È francese? Siamo in Canada? Beh, il Canada è il posto migliore dove vivere. In generale, eh. Bassa criminalità. Però ci sono i francesi. Però sono francesi americani, però.
Così dovrebbe andare. Non ho nulla contro i francesi, per carità. Però sono un po' spocchiosi. Tutto qui. Fischiettar migliora tutto. Mia, ora se Whisper smettesse di parlare sarebbe perfetto. Ehi, Andrea, che abbiamo finito? Facciamo un giro qui intorno? Sì, andiamo fuori. Per quanto voglio unirmi a voi, dovrò farvi andare da soli. Sto aspettando un importante pacco yokai. Sai come sono le spedizioni? Sì, in effetti ordino un macello di roba da internet, quindi so benissimo com'è. Poco male. Allora ci vediamo dopo. Ad ogni modo, andiamo avanti, dai. I dialoghi non servono. Dialoghi, le spiegazioni, il tutorial non serve. Ok, questa è la camera dei nostri genitori, che non so perché ci entro in ogni gioco yokai, non lo so. Non so che tipo di problemi ho. Non possiamo ancora dormire, ok, va a letto niente, non ci segue dentro casa. E ok, sì, la prima cosa da fare appena arrivati è testare la tazza del bagno. E attenzione! Non è quella giapponese classica, quindi Nathan, ogni volta che ti vorrai pulire dovrai fare la doccia. Purtroppo non hanno neanche il bidet in America. Andrea? Che succede, mamma? Ehi, dove sono i tuoi occhiali? Ora usi le lenti a contatto? No, devo averli persi da qualche parte. Ma come persi? Non li togli quasi mai. Non ricordo dove sono. Andrea, li hai visti da qualche parte? No, ma darò un'occhiata in giro. Andrea, muoviti, andiamo fuori. Aspettaci, Banyan. Mamma sembra davvero persa senza i suoi occhiali. Forse hai ragione. Bene, andiamo a cercarli allora. Sapevo che avresti capito. Mamma, non preoccuparti, li troverò. Ah, davvero? Grazie mille. Lascia fare a me. Ciao. Una talpa. Bene, allora possiamo andare, Cibanyan. Allora, Andrea, dove possiamo controllare? Andiamo da papà. Magari ne sa qualcosa. Potrebbe averli visti da qualche parte. Ok, nostro padre è nella stanza accanto. Però vorrei un attimo esplorare un pochino di più. Ma se ora le parlo, non ce li ha. Bene. Meno male, no, perché... quanta roba. Sai, non si sa mai, no? Non programmano bene una parte del gioco e subito magagna. Ok, posso capire che qui c'è il telecomando, però davvero? Devo accenderla da qui? Ehi, Andrea, cosa c'è che non va? Forse la tua voce squillante, papà. Ehi, papà, la mamma ha perso gli occhiali, l'hai vista da qualche parte? Ah, quindi è tirato in mezzo anche te, Andrea? È proprio da lei. Li stai cercando anche tu? Già, ho cercato in tutta la casa, ma nulla. Allora la mamma deve averli persi quando era fuori. Non saprei, ma tanto vale provare a cercarli anche fuori. Continuerò a cercare qui, potrei aver guardato male. Ehi, Andrea, ci metti tu a controllare fuori? Puoi contarci? Bene, allora andiamo fuori. Ma posso anche sedermi se non sbaglio? No, forse era il telecomando. Sì, telecomando. Spegniamo la TV e andiamo fuori. Allora, da dove cominciamo? Se fossi un paio d'occhiali, dove sarei? Non è che me ne vado in giro da solo, eh. Tanto per fartelo sapere. Andiamo un po', iniziamo un po' dall'albero. Che però non ha nulla. Ed è molto simile agli alberi che abbiamo in Giappone. Sotto la macchina. Oh, abbiamo qualcosa. Biglietto musicale. E non c'è altro. Che ci servirà a sbloccare appunto... le canzoni del gioco. E qui abbiamo un idrante con gli occhiali. Occhiali di mamma, proprio colpo sicuro. Buono. Ah ah, sono proprio questi, mi ricordano subito la faccia della mamma. Strano. Ottimo, Andrea. Bene, possiamo andare, no? Hey, kid. Ciao, ragazzino. Eh? Hello. Ti sei appena trasferito qui? Che dice? Andrea, capisci quel che dice? Non proprio, ma non posso mica ignorarlo. Hello? How are you? Il mio nome è Johnny, piacere di conoscerti. Hello. Vivo nella casa accanto. Quindi perché non diventiamo amici? Non vedi cosa abbia detto e ora cosa gli dico? Sì.
Grazie, ci vediamo dopo, ragazzino. Ha detto ai piani per oggi e lui, grazie, ci vediamo dopo. Quindi forse pensa che abbiamo dei piani. Qui parlano tutt'altra lingua, come farò? Mi caricano un traduttore, gna? Pensiamo alla mamma mia ora. Giusto. E ora che l'abbiamo trovati, dobbiamo riportare alla mamma. Bene, allora, andiamo da nostra madre. Ma se io potessi andare qui dietro prima? Sì! No, oh, attenzione. Oh, oh, c'è qualcosa. Un altro biglietto musicale. La disperazione mi assale. Ma potevo anche parlare col gatto? No, gatto! Dannazione. Qui non c'è nulla. Non abbiamo neanche un retino per catturare eventuali insetti? Non che io mi ricordi qualcosa di se ci sono insetti o no, ma non mi sembra. Madre, ho trovato i sacri occhiali per le sue vestigia. Davvero? Grazie mille, Andrea. Cioè, io ti parlo con tutto quanto un tono regale, tu grazie, ma per favore, vai via, va. Va, torna a cucina. Non ho idea di cosa ci facessero su quell'idrante, ma dove li ho trovati? Sì. Ti vedo indossarli ogni giorno. Ho capito subito che erano i tuoi. Che chicco mi prende? Che chicco mi prende? Bellissima la traduzione qua. L'adattamento è bello. Che chicco mi prende? Non vedo una spiga. Ma dovresti vederci perfettamente. Quelli sono i tuoi occhiali. Che succede alla mamma? C'è qualcosa che non va. Dai Andrea, usa la Yokai Watch. Ah, ci sono gli yokai negli USA? Beh, se insisti. Eh? Perché non funziona? Siamo spiacenti? Il suo modello di Yokai Watch non è predisposto agli USA. Cosa? Beh, magari non vede lo yokai, ma funziona, è pur sempre un orologio funzionante, voglio dire. Non avrei mai pensato di non poter usare il mio yokai watch qui. Mi dispiace, Andrea. Andrea, ho una buona notizia! Inopportuno, come al solito. Che succede, Whisper? Beh, Andrea, in realtà ho due notizie, una buona e una cattiva, da quale cominciamo? Ah, beh, se proprio devo scegliere, partiamo da... In genere partirei con le brutte, però andiamo con le buone, dai. Quella buona. Ottima scelta, bene. Mi è appena arrivato lo Yokai Watch modello U, quello universale. Quindi uno stava per USA ma universale. Incredibile. E la cattiva notizia? I medaglium Yokai di Andrea. Diciamo soltanto che tutte le tue medaglie Yokai non ci sono più. Impossibile. Non c'era altra soluzione per avere lo Yokai Watch modello U. E il tuo medaglio era l'unica cosa di valore con cui scambiarlo. No, ma se ti è un pa- se ti è arrivato un pacco, l'avrei pagato. Cioè, lo paghi con le medaglie? Come... Bitcoin. Cosa? Hai dato via i miei medaglium? Beh, almeno così possiamo usare lo Yokai Watch. Ma senza i medaglium Yokai non posso evocare nessun Yokai. Oh, beh, più o meno. Niente più o meno, idiota. Che cavolo. Bene, gli sta bene. Ragazzi, che facciamo? Ci grattiamo. E ora come facciamo? Dentro strello. Io non ho la versione del medaglio in mio caso, se la volete. Bene, bene, dentro strello. Oscuro, dacci questa versione. Wow, sei anche in questo armadio? Da quanto sei lì dentro? Sapevo che vi sareste trasferiti, quindi sono arrivato poco prima. Ah, davvero? Dentro strello, cosa dicevi poco fa? È un medaglio Yokai nuovo, davvero? Sì, pensavo sarebbe stato un bel regalo di benvenuto. Beh, sì, è granito, almeno abbiamo un medaglio nuovo. Quindi, comunque sia, no, è un buon pretesto aver scambiato il medaglium per non farci avere più nessun yokai. Cioè, dici, com'è possibile che tu non abbia più nessuno yokai? Cos'è successo? È un buon pretesto, molto bene. Vabbè, sì, funziona alla stessa maniera degli altri medaglium. Se collezioni tot medaglie, ti si apre una pagina speciale. Wow, davvero, grazie di cuore.
Piacere mio. Ora se volete scusarmi. Torna ai tuoi affari, tranquillo, non ti disturbo più. E anche questa è risolta. Ora possiamo riporci tutte le medaglie. Se non fosse che non abbiamo alcuna medaglia. Hai sbagliato ancora, Andrea. Puoi tenere medaglie yokai da amici yokai. E io sono... Shibanyan! Pensavo dicesse sono uno yokai. Shibanyan! Ho da fare mia ora. Bene. Vuoi rinominare Shibanyan? Il nome sarà visibile via Street Pass. No, no, no. Non rinomina nulla. Oh, animazione piuttosto veloce. Non mi dispiace. Va benissimo, va benissimo. In segno della nostra amicizia. E ora puoi invocarmi quando vuoi. Grazie mille, Shibanyan. Bene, andiamo sotto a vedere cosa è successo a tua madre. Il valletto era Shibanyan, ora sarà Whisper. Vediamo un po', facciamo la prova. Tanto per vedere. Te. Vediamo un po'. Che mi prende? Non lo so, mamma, cosa ti prende. Si comporta ancora in maniera strana. Prova lo Yuke Watch modello U. Solo io che è piantato qui vicino può avere questo effetto sulla mamma. Quindi con su si cambia, perfetto, come gli altri. Credi davvero che gli yokai siano arrivati fino a qui? Beh, gli yokai sono ovunque, Andrea. Usa la Yokai Watch modello U, vedrai. Basta selezionare la funzione di ricerca dello Yokai Watch modello U. Sì, lo so come si fa. Andiamo! Però il tutorial ci vuole comunque per chi non l'ha mai giocato. Quindi così la funzione normale, così... la funzione ricerca. Come si chiamerà qua? Cornfuso? Tipo quello americano? Dato che è un American yokai? No mamma, lui. E non tu, lui. Che cosa succede? Cosa? Anche negli USA ci sono gli yokai? Whisper, questo chi è? Vediamo, un yokai che rimane incastrato tra i denti come le verdure, forse? Sicuramente no. Questo yokai si chiama Mai Sicuro. Capisco. Il seme della verità è che chi viene incantato da questo yokai diventa confuso e insicuro. Inoltre questo è un American yokai. American yokai? Questa è nuova. Sono ovunque negli USA e ciò spiega perché Mai Sicuro è qui. Andrea, usa di nuovo lo Yokai Watch. Evoca Shibanyan, così potrai finalmente rendersi utile combattendo Mai Sicuro. Sì. Capito? Shibanyan è il tuo momento! Coraggio, tocca a noi! Andiamo, Shibanyan! Medaglia Yokai, attiva! Signore e signori, ecco a voi la tribù degli splendidi! Splendidi, splendidi, splendenti, sì sì! Splendidi, splendidi! Shibanyan! Sì. È giusto. Che dici? No, devo rievocarmi così presto. Shibanyan, conto su di te. Da una lezione a Mai Sicuro. Perché evocarmi se ora piano di sopra? Capisco. Con te, Shibanyan? Prima che scendessi avremmo dovuto aspettare una settimana. Stiamo schiacciando un pisolino. Che chicco ti prende? Occupati di Mai Sicuro. Da per riposino, sono stanchissimo. Ma questo... Ah, non dirmi che... Cosa? Il suo orologio interno non si è ancora abituato a fuso orario degli USA. In pratica crede che sia notte. E se va a dormire adesso sarà completamente sveglio stanotte. Non va bene, ma che sonno. Tieniti sveglio con un po' di esercizio e una battaglia veloce dovrebbe andare. Pronti, mio? Va bene, combattiamo. Ehi. Inizia la battaglia, impugna lo stilo. Ehi, ma è sicuro? Ora ti prenderai un bel Energy Max che abbiamo subito pronto. Sì, lo yokai attacca per conto suo, non serve però l'Energy Max, ci vuole. Ah, iniziamo con un Energy Max normale, basta solo girare. E via. Vai con Furia Zampettante. Furia Zampettante. Sconfitto. Ottimo. E Mai Sicuro è sconfitto. Buono.
cavoli però quanti punti esperienza. Da 6 non passiamo a 12, ma a 17. Ehi, tanto è più del doppio. A te ci picchia. Che succede? Oh, non capisco. Che cosa succede? Sei morto. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, Andrea. La mamma dovrebbe stare bene. Oh, oh no, si è fatto tardi. Devo preparare la cena. Sì, è di nuovo se stessa. Il caso è chiuso. E Dio mi sente come nuovo dopo questa battaglia. Grazie. Ah, giusto. Andrea, grazie per aver trovato i miei occhiali. Senza, mi sento sempre persa. Dove li hai trovati? Sì. Erano sull'idrante, quello proprio qui fuori. Davvero? Come ci sono finiti lì? Devo stare più attenta. E poi quando ero fuori ho incontrato un abitante del posto. Ma parlava in inglese, io non lo conosco. Non preoccuparti, lo imparerai. I bambini imparano in fretta. Dici sul serio? Beh, in teoria dopo 11-12 anni si imparano molto più difficilmente le cose. Nathan è ancora in quella fascia d'età, quindi ci può stare, dai. Imparerà presto. OMG! Le Sailor Belle ti aspettano la settimana prossima! E io ci sarò! Oh mio Dio, no, aspetta, cambiamo scena perché... Ecco la magia della tecnologia, cosa fa? Mi fa cambiare scena, eh? Bello, eh? No, ok, attenzione un attimo, volevo dire, OMG... Sarà uscita la Tumblr questa? Che episodio è geniale, ma Sailor Belle è sempre geniale. Fratello non è convinto e fa bene. Che c'è, Danny? Vuoi dire qualcosa? Non proprio. Ancora con quelle occhiatacce, quelle da fratellino pestifero. Non starei dimenticando qualcosa? Di che stai parlando? Non mi perderei mai un episodio di... Oggi è solo oggi e merita il modellino super raro delle Sailor Belle, la più limitata delle edizioni limitate. Devo andare subito da animazione. Ok. Oh, siamo con l'una. Yay! Posso fare il giravolte? No, qui non si possono fare. Va bene allora, e possiamo andare a giocare con Luna, ma qui si apre. No, qui non si apre, qui però sì. Ehi, fratellino, ti vengo a distruggere tutto. Interessante. Quindi le Sailor Belle si chiamano. Ottimo. Va bene. Però, oi madre, cosa vorresti per cena? Lascio scegliere a te, Luna, fammi sapere. Voglio... Non so, cosa vogliamo per cena? Ditemelo nei commenti cosa volete per cena e magari vostra madre vi cucinerà quello che volete. Ad ogni modo, siamo con Luna Celesti, ma no! Terminiamo qui l'episodio, perché nel prossimo ci sarà davvero un bel po' di robine da fare e faremo la conoscenza di tanti nuovi amici yokai, si spera. Ad ogni modo, Cuge, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e al primo di tantissimi episodi di Yokai Watch è finalmente qui. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.